Allora, buongiorno a tutti. Visto e considerato che mi era stato chiesto di preparare un intervento e poi questo intervento si è sdoppiato in due slot e un'ora e mezza, più un'ora e mezza, facevano 3 ore, ho detto vabbè, cerchiamo qua di trovare una chiave per dare un taglio diverso a questi due interventi, cercando di renderli il più interattivi possibile. Già l'esperimento è già stato fatto una settimana fa a Milano. E devo dire che è funzionato abbastanza bene, addirittura nel secondo intervento siamo partiti facendo il dibattito del primo, quindi diceva lui che era la prima volta che mi capitava di fare il dibattito prima ancora di aver fatto l'intervento. Dunque, io intanto mi presento, sono un vostro collega, mi occupo di architettura e di design di prodotto. Nella mia storia professionale, qui sintetizzata, ci sono questi tre, diciamo, mondi. Quello centrale è il mio lavoro come libero professionista architetto. Sono stato per 2 mandati consecutivi presidente dell'Ordine degli Architetti di Cuneo e lo vedremo poi magari nel secondo slot. Dall'interno dell'Ordine ci siamo occupati di diversi eventi, diverse iniziative che avevano come tema principale quello della sostenibilità. Però magari lo vedremo più nel dettaglio. Dopo, e poi appunto da qualche anno, dal 2018 per la precisione, ho iniziato a lavorare con questa azienda di arredamento per esterni che in qualità prima di designer e poi gradualmente con un impegno sempre maggiore, di fatto un po' alla volta svolgendo per questa azienda il ruolo di direttore creativo. Allora, il tema di cui mi piacerebbe parlare con voi oggi è una sorta di veloce cronistoria di come è cambiato il nostro lavoro, diciamo negli ultimi 20 anni. Questa è un po' la mia prospettiva. Io mi sono laureato nel 1999, ho iniziato a fare la professione dopo aver finito il dottorato di ricerca al Politecnico e quindi sostanzialmente ho iniziato a fare attività di studio, diciamo nel 2003-2004. E diciamo a cavallo tra la fine dell'università, i primi anni di collaborazione negli studi fino ad arrivare ad oggi, ho provato, come dire, a fare una riflessione ragionandoci un po' su, ho visto cambiare il mio modo di lavorare, ma penso che alcune delle cose che sono successe a me siano successe anche ad altri e vale la pena, credo, fare alcune riflessioni a riguardo. Diciamo che con questa logica c'è stato un periodo, io l'ho vissuto un po' di striscio, ma l'ho ancora toccato con mano, in cui tutto il lavoro veniva svolto a mano, con le squadrettine, la matita, si sente? Il tecnigrafo, eccetera, eccetera. Io facevo ancora l'università, ho fatto il primo corso di AutoCAD e già in quel momento lì, come dire, avevo toccato con mano il fatto che gli studi professionali, come dire, hanno impiegato un certo lasso di tempo prima di poter portare dentro il proprio flusso di lavoro e quei primi strumenti. Li ho visto funzionare ancora i primi plotter Appennini che praticamente facevano lo stesso lavoro che si faceva con la mano, con i rapidografi, e quindi stampare una tavola era una roba da 2-3 ore. Poi il brevetto del primo AutoCAD, quindi di Autodesk, è del 1982. Quindi vuol dire più o meno 40 anni fa, il primo brevetto. Però di fatto, prima che almeno io lo vedessi integrato negli studi con cui ho iniziato a lavorare all'inizio della mia carriera, più o meno erano passati circa una ventina d'anni, qualcosa di meno, diciamo una quindicina. Nel 1987, questa secondo me, quindi diciamo 5 anni dopo il brevetto del CAD, è la prima versione dello strumento parametrico. Io per strumento parametrico intendo i programmini, nella fattispecie nel 87 hanno la prima versione di Archicad, che all'epoca si chiamava in un altro modo, dove però non era più il CAD in cui si creavano delle righe ed era come farlo a mano, semplicemente si faceva col computer, ma in realtà quegli oggetti erano dei muri, delle finestre, cioè degli elementi già che si portavano una serie di informazioni. Qualche anno dopo hanno iniziato diciamo, a svilupparsi i primi strumenti supporto al CAD per fare delle lavorazioni. All'epoca si parlava per lo più di lavorazioni meccaniche, quindi in supporto a dei torni, delle macchine per la lavorazione di oggetti su base CAD, e
e qualche anno dopo, quindi nel 1996 per la precisione, era stato, diciamo così, lanciato sul mercato uno dei primi programmi 3D Studio Max per la precisione, per la costruzione di queste immagini fotorealistiche a corredo, diciamo, della documentazione di progetto. Ecco, fino a quel momento lì, io poi questo l'ho provato anche nella mia esperienza, di fatto si faceva il progetto, si facevano le piante, poi si faceva il 3D, poi si esportava il 3D, si facevano questi, diciamo, rendering che avevano dei tempi di elaborazione, di calcolo abbastanza lunghi, abbastanza impegnativi e tutto sommato anche abbastanza costosi, dove la visualizzazione in realtà era semplicemente l'ultimo passaggio del progetto per, diciamo, promuoverlo, commercializzarlo. Inizio degli anni 2000, in realtà ancora si parla di un altro step di evoluzione. Nel 2003 si parla di realtà virtuale nel 2003 nasce appunto questo mondo, versione speculare digitale del mondo reale, che si chiamava Second Life, che se non sbaglio esiste ancora, dove in realtà io mi ricordo che all'epoca c'erano questi articoli che si leggevano in giro, dove sembrava che quello avrebbe potuto essere un ambito lavorativo per noi architetti, perché funzionava che era una versione digitale del mondo reale, dove c'erano degli appezzamenti di terreno virtuali dove gli architetti potevano realizzare i loro progetti, costruire edifici che venivano venduti esattamente come succedeva nel mondo reale. Sinceramente a me quella roba lì, ai miei ricordi, ai tempi, faceva un po' ridere, no? Faceva ridere, in realtà, ripensandosi oggi a quelle cose lì che sono di fatto successe 20 anni fa, qualche riflessione secondo me vale la pena di farla. 2007 è fatto un anno anche quello significativo, perché Steve Jobs ha presentato al convegno che c'è tutti gli anni, in cui lanciano i nuovi prodotti Apple, la prima versione di iPhone, cioè di fatto il primo smartphone mai esistito sul mercato. E se pensiamo a quello che oggi facciamo con gli smartphone e, come dire, al livello base che ciascuno di noi ormai ha acquisito per fare una miriade di attività, di operazioni, molte delle quali anche legate al nostro lavoro, è abbastanza impressionante. Parliamo di un po' come 15 anni fa, un po' di più, e questo è stato, diciamo, un evento. Cioè, pensate che oggi con lo smartphone è possibile installare delle applicazioni con cui si fanno le scansioni tridimensionali degli ambienti, quelle vengono tirate dentro dai programmi BIM, su cui in tempo, diciamo, nello spazio di pochi minuti è possibile avere una piantina con delle misure a cui fare riferimento, su cui iniziare immediatamente a lavorare. Sicuramente non hanno ancora il grado di precisione, diciamo, degli strumenti appositi, il laser scanner e via dicendo, ma se pensiamo a quello che chiunque di noi ha fatto con le rotelline, il disto e i fogli di carta per disegnarsi le piantine, e quindi il tempo necessario per poter mettersi nelle condizioni di lavorare, e tutto questo è stato estremamente ridotto grazie a questo aggeggio qua, che nasce appunto nel 2007. Negli anni successivi, e questo è di nuovo un altro tema che secondo me è interessante anche per noi, iniziano a svilupparsi in modo sempre più importante anche in termini economici il mondo del gaming. Cosa intendo per il mondo del gaming? È proprio dei videogiochi. Videogiochi a beneficio di adulti e meno adulti, e ognuno di questi videogiochi, poi ne farò vedere alcuni, hanno proprio tutto un modo di svilupparsi e di costruirsi, che sono sostanzialmente delle ambientazioni tridimensionali, dove viene dato molto spesso all'utente la possibilità di costruirsi i propri ambienti tridimensionali. E in tantissimi articoli scientifici che ho avuto modo di leggere in quest'ultimo periodo, ne parlano come uno dei possibili futuri per le professioni creative, come può essere la nostra, come può essere quella del designer. Quindi, parlando sempre di progetto, altri cambiamenti in vista, fino ad arrivare al momento in cui ho messo la data del 2016, perché ricordo di averla vista proprio in quell'anno lì,
e di aver visto questa presentazione video del progetto per la seconda torre gemella, diciamo, sul progetto dello studio DIG, in cui, diciamo, il raccontare, lo spiegare un progetto non è più una serie di disegni piuttosto che delle immagini, simulazioni, ma è quasi una vera e propria produzione cinematografica, in cui non solo l'immagine viene curata, ma anche il suono, i rumori e tutti gli effetti sonori collegati. E vi consiglio di vederla, se cercate su YouTube, è facilissimo, VTC2 Big, Studio Big, dura 4-5 minuti, e pensare che quell'oggetto lì che trovate oggi, quel video lì che trovate su YouTube, ha ormai 8 anni, oggi stiamo andando ancora più velocemente. 2017 è un altro anno importante, perché è l'anno in cui viene fatta la norma UNI per, diciamo così, inserire nel contesto normativo il mondo del BIM, quindi pensando al disegno a linee, pensando invece al modello che in cui ciascuna delle componenti porta dentro di sé delle informazioni che poi ci servono e servono, diciamo così, alla gestione del progetto, alla gestione dell'edificio. Quindi nello spazio di 15 anni si è passati dall'utilizzo dello strumento digitale, l'utilizzo dello strumento CAD, in un modo che quasi imitava, velocizzandolo e migliorandolo, il disegno a mano, ad una cosa che si allontana sempre di più e diventa sempre più sofisticata. 2020 è stato un anno che ci ricordiamo tutti, ed è secondo me l'anno che ha sdoganato tutta una serie di attività che fino a quel momento lì si potevano fare, ma nessuno le faceva, che era quello, per esempio, di lavorare in condivisione di schermo in due posizioni diverse, con la stessa, diciamo, normalità con cui lo facciamo oggi, ma fino a quel momento lì non sembrava possibile. Videoconferenze, appunto, condivisione di schermi e utilizzo magari dello stesso modello in gestione su un server da punti di, diciamo, geografici diversi. Nel 2021 è il primo, e l'ho segnato perché è il primo edificio stampato in 3D sul progetto di Mario Puccinella, un prototipo di una casa super sostenibile. Ma lo vedremo dopo, ma quindi addirittura si arriva non solo a stampare un oggetto 3D, ma a stampare addirittura un edificio, perché per quanto prototipo sia, credo che sia significativo, perché oggi un prototipo ed è magari un'esperienza di ricerca, ma se la velocità è questa, chissà quanto tempo ci vorrà per far sì che, non dico magari stampare interamente un edificio, ma alcuni dei componenti con cui si costruiscono gli edifici, questo probabilmente sì. Un'altra tappa significativa, a mio modo di vedere, è quella in cui iniziano a diffondersi in modo sempre più importante strumenti di progettazione, diciamo, parametrica, quindi modelli di software, diciamo, a impostazione BIM, che hanno la possibilità di visualizzare l'oggetto su cui si sta lavorando come se fosse una visualizzazione fotorealistica in tempo reale. Quindi il processo non è più quello di completare il progetto, completare il modello, visualizzarlo, averne un riscontro, farlo vedere al cliente, avere il riscontro del cliente e dopodiché aggiustare il tiro tornando indietro. Ma questo passaggio qua avviene in tempo reale, e quindi in realtà è una evoluzione continua, dove qualsiasi modifica che venga fatta, anche magari in collaborazione con la famosa condivisione degli schermi di cui dicevo prima, con un collega con cui si sta lavorando che è da un'altra parte piuttosto che il committente, si accorciano sempre di più i tempi di elaborazione, fino, diciamo così, alla bomba che è arrivata nel 2022 dell'atterraggio dell'intelligenza artificiale non solo sulle nostre scrivanie, ma un po' dappertutto. E ieri pomeriggio, mentre sistemavo un po' le varie cose, ho provato a chiedere a ChatGPT di sintetizzarmi in 5 punti quali sono, diciamo, le operazioni semplici da fare per approcciare un progetto in modo sostenibile,
diciamo così, in qualsiasi progetto, anche piccolo, ma quali sono, in poche brevi parole, i 5 elementi da considerare sempre. Ci aveva messo 20 secondi e dopo 20 secondi ha fatto questa lista di alcuni punti molto semplici, molti dei quali sicuramente sono già stati trattati qui stamattina, l'utilizzo di materiali, di considerazione dell'intero ciclo di vita di ogni materiale, di ogni edificio, fare attenzione alle dispersioni termiche, quindi cercare di diminuire il più possibile, piuttosto che una che mi ha colpito abbastanza è ovvia e scontata, quindi parliamo dell'acqua calda ed è proprio il discorso del cercare di non sprecare il più possibile l'acqua, quindi quanto possibile recuperare anche le acque meteoriche per poterne utilizzare anche solo per gli scarichi dei water piuttosto che per l'irrigazione dei giardini. Ma questo non ha la pretesa di essere una cosa significativa. Quello che secondo me è significativo è come viene utilizzato questo strumento a supporto, diciamo, di un'attività professionale. Perché adesso è già da un po' che, come dire, che è a disposizione di tutti noi, si tratta di capire come usarla e in che contesto, come calarla nella nostra attività quotidiana di professionisti. Perché qualcuno ha già iniziato a farlo. Io ho dei colleghi, io lavoro a Cuneo, quindi non stiamo parlando di una capitale, diciamo, dell'innovazione piuttosto che il centro dell'economia del Nord Italia. Ma io ho già diversi colleghi che svolgono una degnissima attività ordinaria di pratiche edilizie, eccetera, e che hanno fatto dei corsi su internet, che hanno già installato i programmi in studio e stanno iniziando a capire come utilizzarla. Uno di questi mi raccontava che sta, insegnando all'applicazione a imparare tutte le interpretazioni normative, le sentenze sulla parte edilizia. Quindi dice: io ho smesso di cercare le cose su Google, quando ho bisogno di chiarirmi qualcosa utilizzo questa applicazione che si basa su ChatGPT e mi restituisce in pochi secondi anche risposte a quesiti molto complessi. Alcune di queste applicazioni permettono, lo vedremo dopo, di generare degli oggetti che possono essere dei testi, ma possono anche essere delle immagini. Questa forse è la cosa che potenzialmente ci interessa di più. Quindi, velocemente facendo una carrellata di immagini, siamo passati, diciamo, da questa situazione di lavoro al tecnigrafo con matita china e pennarelli e pastelli, fino ad arrivare ai primi computer, quindi in cui sostanzialmente il disegno tecnico imitava il disegno a mano, ma con alcune ottimizzazioni. E gradualmente, quindi il primo del 1987, per cui anche qui ci è voluto qualche anno prima di arrivare, diciamo, ai livelli di complessità a cui siamo oggi, ma diciamo così, le linee non erano più linee, ma si parlava di componenti e di oggetti assemblati da cui si potevano estrapolare informazioni e visualizzazioni di un certo livello. Per poi arrivare all'utilizzo di queste applicazioni anche in ambito, diciamo, produttivo, pensiamo anche già soltanto a come si è evoluto tutto il mondo della realizzazione dei modelli a descrizione dell'architettura. Di fatto erano delle attività quasi artigianali e oggi invece quasi tutti, credo, se non in tutto almeno in parte, utilizzano strumenti di lavorazione a controllo numerico per la realizzazione di queste componenti. Appunto, fino ad arrivare alla visualizzazione fotorealistica, quindi modelli 3D con cui sono associate delle proprietà dei vari oggetti, materiali, tutte le caratteristiche illuminotecniche dei vari corpi illuminanti piuttosto che della luce naturale per ottenere delle visualizzazioni realistiche. Il mondo della realtà virtuale, questa è un'immagine, diciamo, di quel mondo virtuale di cui accennavo prima, che si chiama Second Life, che fa quasi sorridere perché sembra quasi di vedere le casette dei quartieri residenziali americani. Quindi pensare che quella versione lì della realtà virtuale fosse di fatto
una visione speculare del mondo reale, visto oggi, fa anche abbastanza sorridere. Questo è quello che vi dicevo prima, l'immagine tratta da questo video che vi consiglio di vedere, perché è veramente un esempio di comunicazione efficace, e pensare a tutto il risvolto di oggi, di come si sta evolvendo la tecnologia, è molto interessante. Questo, chi di voi in sala ha, diciamo, dei figli in età compresa tra, diciamo, gli 8, i 12, 13, 14 anni, sicuramente ha sentito parlare di questo game, che è un... non so nemmeno bene come descriverlo, però di fatto la società che sviluppa questo gioco ad oggi è capitalizzata a 200 milioni di dollari e 2 milioni di utilizzatori. Gli utilizzatori hanno un'età media, diciamo, decisamente bassa, diciamo, per dire sotto i 20 anni. Alcuni di questi hanno 12, 13, 14 anni, ed è un ambiente tridimensionale in cui il cui scopo è quello di fare interazione con i vari utenti, e ciascuno di questi è messo in condizioni di poter costruire i propri giochi, i propri mondi tridimensionali. E adesso io qui ne ho inseriti tre, su cui farò due ragionamenti con voi. Ognuno di questi tre ha una divisione sviluppo che è proprio centrata come obiettivo alla costruzione e alla creazione di ambienti tridimensionali, che di fatto è una parte significativa, se non altro, del nostro lavoro. Questo è l'altro di cui credo abbiate qualcuno di voi più facilmente forse ha sentito parlare. Minecraft è, diciamo così, è un game il cui concetto è quello di mine, scavare, craft, costruire. Ci sono centinaia, migliaia di video su YouTube di questi, diciamo, creators, di giocatori che per gioco, perché di fatto è così, fanno vedere come, utilizzando gli strumenti del software, ricostruiscono versioni digitali anche di architetture conosciute. Quindi si ispirano al design di ville anche degli anni 20, degli anni 30, e costruiscono ambientazioni tridimensionali. Nel 2014, se non ricordo male, questo ingegnere che ha lanciato il gioco l'ha venduto a Microsoft per 2,5 miliardi di dollari. E Minecraft è stato menzionato sempre in uno di questi speech che io ho trovato adesso ne vedo talmente tanti, la fonte non me la ricordo più, ma sempre BIG, quindi questo architetto super conosciuto per diversi lavori e per restare nell'ambito della sostenibilità, e la stazione per il riciclaggio dei rifiuti di Copenaghen, quell'edificio che ha la pista da sci sul tetto, e lui in questo intervento cita Minecraft come il termine di riferimento per quello che dovrebbe essere il lavoro dell'architetto oggi, cioè avere una dimensione interattiva, digitale, ludica, con cui poter, diciamo, fare quello che nel mondo reale è un pochino più difficile, cioè recuperare proprio quella dimensione di gioco che nel progetto, secondo il suo modo di vedere, dovrebbe sempre esserci. E questo è proprio il riferimento al video di questa intervista, in cui lui parla proprio del suo lavoro, di quali sono, diciamo così, i suoi progetti più significativi, e di questo riferimento a Minecraft. Questo è il terzo, diciamo che, senza entrare nel tecnico, nello spiegare la differenza tra l'uno e l'altro, la casa software di produzione di questo videogioco è la stessa casa di produzione di un motore di renderizzazione che si chiama Unreal Engine, che è quello che permette che dal 2015 in poi ha iniziato a investire nell'ambito edilizia e architettura. Quindi è la casa di produzione proprietaria del software Twinmotion, che è un po' il competitor dell'altro che è nato qualche anno prima, che si chiama Lumion, e che lavora con diversi sistemi parametrici, tra cui SketchUp, Revit, Archicad, e che permette di fare quella visualizzazione fotorealistica in tempo reale di cui vi parlavo prima.
anche qui, senza entrare troppo nel tecnico di qual è la differenza tra il rendering, ray tracing e il rendering in tempo reale, loro cosa hanno fatto? Hanno praticamente preso dall'esperienza degli investimenti nell'ambito del videogame, del gioco, portandoli nel settore dei software a supporto delle professioni come la nostra, quindi architetti, ingegneri, nel settore delle costruzioni. Questa è un'immagine tratta dal video in cui viene raccontato questo progetto delle torri gemelle, della seconda torre gemella, in cui vengono proprio raccontati questi terrazzi che fanno parte, diciamo così, delle caratteristiche significative di questo progetto. Chiaramente il BIM permette di ricavare informazioni su ognuna delle componenti di ogni modello. Del Covid non dico più nulla perché ne abbiamo già parlato prima. Questa è Tecla, un'immagine del primo edificio stampa 3D, un prototipo appunto sul progetto di Mario Cucinella, realizzato da questa azienda italiana che produce stampanti 3D. È impressionante. Poi ci sono anche su YouTube i video in cui fanno vedere le fasi di realizzazione di questo edificio e parliamo del 2021, quindi era nel pieno del periodo in cui si stava uscendo da questi primi isolamenti, dove senza dubbio questo è un progetto di ricerca, quindi è ancora difficile oggi pensare a un'applicazione a livello di sistema. Però è possibile è difficile capire quali invece potranno essere i tempi, diciamo, e la portata di questo genere di cambiamento. Ecco, questo ci stiamo avvicinando sempre di più a quelle che sono le visualizzazioni in tempo reale, quindi questi modelli che permettono, qui vedete la stessa visualizzazione, diciamo così, quella a cui siamo più abituati, quindi già questa non molti anni fa era già, come dire, una sofisticazione rispetto al modello 3D di AutoCAD con cui molti di noi erano abituati a lavorare, ma pensare di arrivare a questo livello e di considerare questo livello un punto di partenza, come dire, è già abbastanza impressionante a mio modo di vedere. Fino ad arrivare al 2022, e quindi il lancio di ChatGPT 30 novembre 2022, e di lì in poi ogni giorno c'è una notizia nuova, esplodono gli influencer che parlano di quel programma piuttosto che di quell'altro che ti permette da uno schizzo di ricavare una visualizzazione fotorealistica, piuttosto che di scrivere una stringa di testo e da quella stringa di testo ricavare immagini e poi poter lavorare, diciamo così, per evoluzioni progressive di queste immagini in tempi molto molto veloci. Io questo esercizio ho provato a farlo. Tutte le immagini che avete visto fino a questo momento sono tutte immagini generate dall'intelligenza artificiale a partire da una stringa di testo. Nel caso specifico, ad esempio questa, ho indicato qua sotto, ci sono le istruzioni che io ho dato per costruire questa immagine, quindi volevo che l'intelligenza artificiale venisse rappresentata come una sorta di robot fatto di blocchi colorati, un po' come quelli di Minecraft, che saltava fuori dallo schermo per atterrare su un tavolo, diciamo, di un architetto dove c'era pieno di matite colorate. Meno di 60 secondi, questo è il risultato. E poi ho provato, e lo vedremo nelle slide successive, a fare dei test, cioè provare a ragionare su immagini pensando di dover in qualche modo rappresentare uno spazio avente determinate caratteristiche e vedere come lo strumento rispondeva, diciamo, alle istruzioni che di volta in volta gli andavo a fornire. Ma di fatto che cos'è l'intelligenza artificiale? Beh, intanto è uno strumento che permette alla macchina, quindi al computer, di imparare da quelle che sono le proprie esperienze, adattarsi ed eseguire compiti, ma facendolo con una logica umana, quindi mettendo insieme informazioni in un sistema e quindi utilizzando elementi anche
diversi tra di loro con delle caratteristiche diverse. Quindi questi sono tutti i componenti che come dire, determinano il funzionamento dell'intelligenza artificiale, che sono più o meno complessi, ma che di fatto, ad esempio la terza, il processare il linguaggio naturale, cioè quella branca dell'intelligenza artificiale che mette nelle condizioni di interpretare e capire il linguaggio proprio delle persone. Tanto per fare un esempio molto facile alla portata, Alexa o i vari diciamo strumenti anche di Google, l'assistente di Google, che permettono di recepire delle istruzioni, comprenderle, dare delle risposte, utilizzano questo particolare aspetto. L'ultimo è quello che dal mio punto di vista in questo momento ha un potenziale è molto interessante per noi, per il nostro lavoro, perché è quello che rende la macchina capace di interpretare delle immagini, comprenderne gli elementi e quindi poterne produrre altre sulla base di quelle che sono le istruzioni che noi siamo in grado di fornirle. Ecco, qui c'è una sorta di elenco molto grezzo di queste tecniche di cioè questi strumenti di intelligenza artificiale. ChatGPT è il primo che si è lanciato sul mercato. Quelli che manipolano le immagini, tanto per così discriminare, sono Midjourney, quello con il login a forma di barcavela, da lì, quindi, che è quello sempre di ChatGPT per generare immagini, ma anche Adobe, Firefly e Canva sono tutti hanno diverse diciamo così divisioni di sviluppo, alcune delle quali hanno come ambito di operatività quello proprio delle immagini. Ecco, queste si focalizzano come concezione proprio per passare dal testo alle immagini. Quindi se ritorniamo per un attimo al processo che porta, parlando di un progetto, all'attraversare la fase di ricerca, la fase di concettualizzazione, alla modellazione o rappresentazione di un disegno e poi all'elaborazione di questo disegno attraverso un modello tridimensionale a cui associamo delle proprietà nei materiali, nelle luci, per poterne avere una visualizzazione che si avvicini ad un risultato reale, e qui tutti questi passaggi si saltano velocissimamente e c'è la possibilità di arrivare non allo stesso risultato, perché almeno oggi 19 marzo 2024 questo ancora non lo fanno, ma chissà quanto tempo ci vorrà perché arrivino a farlo. Comunque oggi è già possibile con una stringa di testo ottenere come risultato in meno di 60 secondi più di una immagine, e diciamo così, andando ad affinare queste istruzioni, è possibile ottenere sempre di più quella che si avvicina all'obiettivo che abbiamo. Non è ancora stata lanciata sul mercato, ci sono delle comunicazioni, degli esempi che preludono al lancio, ma è possibile fare la stessa cosa, non per passare non dal testo all'immagine, ma dal testo a video. E le qualità di queste Sora e l'intelligenza artificiale di ChatGPT che si occupa di fare questo tipo di utilizzo dell'intelligenza artificiale, cioè per passare dal testo al video. Ecco, se fate una ricerca veloce di questo strumento su Google, vedrete quali sono le potenzialità di questi strumenti in questo ambito. Ecco, qui in questa sezione ho provato a fare degli esperimenti. Quindi, nella parte destra vedete il risultato finale, nella parte sinistra le istruzioni testuali che io ho dato allo strumento per ottenere questa immagine. In giallo, adesso ce n'è una sequenza, il giallo è il parametro su cui ho provato a intervenire per creare sequenze diverse, quindi lo scopo era quello di dire proviamo a cambiare uno solo di questi parametri, tutti gli altri li lascio uguali e vediamo che cosa succede. Quindi in questo caso volevo avere un disegno, uno schizzo, sullo stile manga, come se fosse un acquarello, watercolor e l'acquarello,
di un interno contemporaneo con pavimento in legno, un arredamento moderno di un, con un divano in pelle, con un set di cuscini giallo senape, un caminetto moderno con il fuoco dentro acceso, grandi finestrate in vetro che si aprono verso un terrazzo, affacciato su un lago con dei pini sullo sfondo, in un'atmosfera rilassata alla luce del tramonto. Questo è il risultato, in meno di 60 secondi. Poi ho cambiato il primo parametro, quindi ho sostituito da Watercolor Manga Style, ho messo Unreal Engine Render Style, quindi una visualizzazione diciamo più simile al fotorealismo, e diciamo questo è il risultato, per cui diciamo si vede che si sta parlando più o meno della stessa cosa, ma cambia il risultato. Allora, se guardate il caminetto, c'è qualcosa che non va, nel senso che è messo fuori, sul terrazzo, non è dentro. Quindi quello l'intelligenza artificiale evidentemente non lo capisce. Quindi, ma in meno di 60 secondi comunque ho per le mani la possibilità di avere uno strumento che mi mette nelle condizioni di fare qualcosa. E secondo me il vero interrogativo che ha senso porsi oggi è come uso oggi questo strumento nel mio flusso di lavoro, come faccio a semplificarmi la vita nella gestione del mio lavoro oggi. Allora, questo è un altro esperimento in cui ho provato a costruire un'altra ambientazione con altre istruzioni. Il tema su cui ho provato a vedere, diciamo, a valutare le variazioni era, diciamo così, lo stile architettonico, non il tipo di rappresentazione, ma lo stile architettonico. In questo caso ho usato diciamo stile minimal giapponese alpino, un soggiorno, e questo è il risultato. Quindi minimal giapponese, dove lo vedo qua? Queste grandi paretone in calcestruzzo, faccia vista, con i giunti esposti, mi fanno venire in mente ad esempio l'architettura di Tadawando, quindi l'ha capito abbastanza bene. Pavimento in legno, l'ambientazione alpina lo vedo al di fuori di questa grande vetrata, tutto sommato direi che il risultato non è male. E qui ho provato a cambiare, lasciato tutto con le stesse istruzioni, ok, stile alpino tradizionale. Questo per lui è lo stile alpino tradizionale. Qui qualche dubbio mi viene. L'unica cosa che vedo che ha modificato sono sparite le pareti in calcestruzzo, ci sono queste murature fatte di blocchi di pietra sembra un po' finta, ma comunque, pensando che questo risultato viene fuori in meno di 60 secondi, cioè lui capisce che il cemento a faccia vista ha un certo tipo di significato nel nostro ambito, la pietra ne ha un altro. Poi qui ho provato a fare un altro test, cambiando non più la rappresentazione, non più, come dire, lo stile, ma provando a giocare invece, e mi fa specie pensare di aver usato il termine giocare, ma di fatto quello stavo facendo, fare esperimenti, cambiare uno dei materiali utilizzati nella vista. Quindi, anziché avere pavimento in legno, voglio avere pavimento in pietra e le pareti e il soffitto in legno. Allora, il legno sulle pareti e sul soffitto c'è. La pavimentazione, ho visto che l'ha fatta in legno, c'è questo tappeto, che anziché essere un tappeto è fatto un tappeto con questa rappresentazione delle pietre. Ho qui provato a cambiare l'ambientazione, anziché avere il soggiorno, cucina, col tavolo in legno, un po' di ceramica sul tavolo stesso, lampada a sospensione, qualche pasticcio in più qui c'è, ci sono gli schienali delle sedie che volano, però dico, è sempre una questione di tempi e di step successivi di avvicinamento a quello che è il risultato. Questa è un'altra, diciamo, famiglia di esperimenti, il cui scopo è quello di passare
da questo genere di rappresentazione a questo. In particolare quella che vi sto facendo vedere l'ho trovata in un video di YouTube, di un blog che ti spiega come fare per utilizzare un certo tipo di sistema e quali sono i passaggi per arrivare a questo genere di rappresentazioni. Questo è un test che ho provato a fare io, prendendone una a caso, ho preso l'iPad, ho fatto uno scarabocchio senza istruzioni, quindi tutto quello che c'era qua nel disegno erano linee, quindi nel nostro gergo, se io faccio un rigato così, immagino che quel rigato lì abbia significato di una texture in legno, ma è una cosa che posso specificare anche in modo testuale oppure no, io qui non l'ho fatto e questo è il risultato. Quindi qualcosa l'ha beccato, tipo la vetrata l'ha beccata, il porticato esterno alla vetrata c'è, il materiale legno più o meno c'è, altre cose no. Ad esempio la parete a sinistra, io immaginavo che fosse una cucina attrezzata, una parete attrezzata a filo muro, però quelle righe le ho interpretate in un altro modo, ma tutto sommato il tavolo con le sedie l'ha preso, la lampada a sospensione più o meno c'è, l'isola della cucina in realtà l'ha detta come un divano, però è abbastanza impressionante. E questi sono altri test fatti invece su utilizzando come base di partenza il modello 3D di uno dei lavori dello studio, in cui a posteriori, quindi non durante diciamo lo sviluppo del lavoro, ma a posteriori, ho detto vediamo che cosa succede. Quindi immagine bidimensionale, e queste sono alcune delle, come dire, delle visualizzazioni che l'intelligenza artificiale ha restituito. In realtà qui non l'ha presa, ho provato un altro strumento che è un diciamo plugin di SketchUp, per cui il modello era diciamo nativo, con non con, come dire, con delle informazioni specifiche aggiunte sul software di proprietà dei materiali, ma tra l'altro questo plugin ti dico, è gratuito, lo puoi installare, puoi usarlo, non garantiamo sul risultato perché è ancora in fase di sviluppo, quindi non te lo fanno pagare e tutto sommato può essere utile, ma non prenderlo come uno strumento pienamente efficiente, e in effetti non lo è ancora, però tutto sommato dove ci sono le porte, senza che io glielo dica, capisce che sono porte perché ci mette delle maniglie. Poi qui nella fattispecie ho fatto diversi tentativi per cercare di far associare il pavimento in legno al materiale legno, e un po' lo metteva a pavimento, un po' lo metteva sulle pareti. Questo sempre lo stesso strumento, ma cambiando ambientazione, e come dire, il risultato è già migliore. Pavimentazione in cemento levigato l'ha presa bene, la geometria del tavolo con le sedie era quella, la letta abbastanza correttamente, e qui anche qui cambiando un po' di parametri tutto sommato risultato diverso. Ecco, è vero che questo non è uno strumento ancora pienamente efficiente, non essendo pienamente efficiente non te lo fanno pagare. Diciamo, quale può essere l'utilità di questo strumento oggi? Ma se non altro, la minima, dal mio punto di vista, è quella dell'esplorazione. Provo ad utilizzarlo per cercare di capire come funziona e per stare al passo, perché tanto tra 2 mesi, 3 mesi ce ne sarà una versione più aggiornata, più efficiente, migliorata, e quindi è pericoloso rimanere indietro, secondo me. Qui, anche in questa visualizzazione, ho fatto un po' di fatica a cercare di far passare l'istruzione pavimento in legno, scala in metallo, perché non c'è stato modo di arrivarci. Ecco, questo è uno screen, non c'è il video, non l'ho messo, ma questo è facilmente reperibile
e potrete recuperarlo facilmente per vedere questo ragionamento portato non sull'immagine fissa ma sul video già oggi che cosa è capace di fare, partendo sempre dalle istruzioni testuali che vengono fornite. Però questa è un po' la sintesi di come è cambiato dal mio punto di vista il flusso di lavoro nell'arco di questi, diciamo, 24 anni più o meno, un po' più di 20 anni. Si sono accorciati i tempi, è tutto molto più complesso, i tempi sono molto più compressi, ma gli strumenti mi permettono di fare determinate cose in modo più rapido o comunque in modo più condensato. Questi sono è un sondaggio che è stato fatto su un campione di studi di architettura americani, quindi diciamo così con una serie di differenze rispetto alla nostra realtà, sono studi mediamente molto più grandi rispetto ai nostri, dove però le domande che sono state fatte sull'utilizzo di questi strumenti, diciamo, determinano, fanno emergere perlomeno quella che è una tendenza. Se da un certo punto di vista questi strumenti prima erano utilizzati con, diciamo, avevano un uso più saltuario, più diluito nel tempo, oggi non è più così. Per cosa vengono utilizzati questi software di rendering in tempo reale? Principalmente per la revisione del modello durante la progettazione. Cioè non lo uso più per imbellettare, leccare il mio progetto alla fine del processo, ma lo uso per sviluppare il progetto, che è abbastanza diverso. Anche per generare delle visualizzazioni, ma è uno strumento di lavoro, non più di comunicazione. Chi lo utilizza all'interno di questi studi? Sono consulenti esterni o è gente che fa parte dello studio? E qui, diciamo, la tendenza è quello di avere dentro lo studio, quindi come competenza, come bagaglio professionale del progettista, anche saper utilizzare questi strumenti. E l'intelligenza artificiale, come la calate nell'attività di lavoro? È qualcosa che fa parte, a cui vi state avvicinando? Quanto tempo dedicate? E qui ci sono risposte discordanti, ma di nuovo è un altro strumento che fa parte del, diciamo, del panorama. E quali sono tra queste tecnologie quelle che impatteranno di più? Come vedete qui ce ne sono diverse, ma si parla di realtà aumentata, quindi questi strumenti che aprono la possibilità di integrare la realtà virtuale nella realtà, diciamo, in cui ci muoviamo tutti, quindi visori, possibilità di intervenire su un modello tridimensionale sfumato con la realtà. Tant'è che si parla di homo digitalis. Ecco, questo è quello che vi dicevo prima, la possibilità di fare scansioni utilizzando il telefono cellulare e di poter in tempo molto rapido ottenere, questo è il risultato della scansione, ma di ottenere delle informazioni da questi spazi su cui poter giocare, scansionare oggetti tridimensionali. Questa è di un'altra, diciamo, argomento di cui si parla molto oggi, ma questo calcolo spaziale, cioè la possibilità di ottenere ambientazioni tridimensionali su cui poter lavorare, dispositivi che si indossano e che permettono di avere accesso a questa tecnologia. Metaverso, che cos'è? Chi ne parla come di una nuova versione di internet tridimensionale, immersiva, in cui la realtà virtuale, che era quella delle rappresentazioni che vedevamo prima, si mescola sempre di più con la realtà aumentata a tal punto che la combinazione tra le due diventa una realtà mista, utilizzando la connettività mobile, la possibilità di interagire, queste nuove tecnologie, l'intelligenza artificiale.
La vera domanda per noi è questa, cioè che cosa sono? Sono un rischio o sono un'opportunità? Qual è il nostro lavoro? Sì, è sostituibile o è implementabile? Questo è uno screen, adesso vedo se riesco a farvi vedere il video che mi sono portato dietro. Cioè è veramente una microclip, ma questi strumenti permettono di visualizzare e interagire con oggetti tridimensionali come se fossero reali, anche se sono virtuali. In un'ambientazione, lo vedete, questo è un video registrato con uno di questi visori a maschera dove oggetti tridimensionali possono essere generati e modificati con delle gestualità manuali molto semplici. E non sono cose di cui si parla tra 10, 15, 20 anni, esistono già oggi. Guardate anche questo, abbastanza impressionante. Cioè in tempo reale si interviene modificando un disegno e ottenendo la sua versione, diciamo, fotorealistica. Certo che adesso questo è un disegno, quindi non stiamo parlando di qualcosa che sia immediatamente riconducibile ad un progetto, ad una rappresentazione di un progetto. Però è lo stesso tipo di operazione. Io ho concluso anche con qualche minuto di anticipo.